Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È bravo! Allora, questo è il video di Pokémon. Dei Pokémon. Allora, mamma mia Mattia. Allora, nonna Barbara per la promozione che ti ha regalato? No, non ti ha regalato questo. No. Ti ha regalato 50 euro. Ecco, queste 50 euro lui se le è tenute per qualche giorno, perché è spendazzone come la madre, se le è tenute per qualche giorno perché voleva pensare come spenderle e quindi ha deciso di investire una parte di quei 50, quindi ha spesi 30, quindi te ne rimangono 20, bravissimo, per questa box dei Pokémon con Pikachu. Quindi io direi, non perdiamoci in ciancere e apriamo, vediamo che cosa c'è. Sei pronto? Sei emozionato? Apro la scatola? Da ieri. Da ieri? Da ieri sera. Sì, perché ieri sera l'abbiamo presa, però eravamo un po' tutti stanchi, quindi abbiamo detto ok, facciamo il video domani mattina. Ok, allora. Vai, fai vedere la carta mega gigante. Che cos'è? Cosa? Che carta è quella? Pikachu. È un Pikachu messo all'ingrasso. Allora. No, ma io c'ho un Pikachu, quello proprio. Questo? Ah sì, è vero, quello tondo. Ah, questo è sempre uguale. Perché c'è la carta grande con la carta piccola che sono uguali. Questo qua mi sa che ce l'ho, mi sa che ce l'ho. Boh, però mi sa che non è così glitterato, sai? Mi sa che non ce l'è così. Guarda quanto è carino questo. È un fantasmino. È proprio carina. E ci sta il codice, quindi se volete usare il codice per giocare, insomma, per fare, usateli pure. Quindi direi, dentro a ogni box ci sono, cioè la carta gigante, poi ci sta la carta piccolina uguale a quella grande, sempre V, e poi ci sta una bella carta come appunto questo che vi ho fatto vedere. E più ci sono 4 pacchetti, vieni a vedere a mamma. E più ci sono 4 pacchetti, ok? Che adesso li andiamo a scartare e vediamo quello che c'è dentro. Sei emozionato? Sì. Sei emozionato? Vediamo cosa c'è. Allora, questo è sempre il codice. Non sei riuscita ad aprirlo? Allora, ci sta l'uomo di pietra, un golette. Mamma, ti sei dimenticato di farlo? Oh, non so. Ah, io non so fare la conta. Lui strilla. Vabbè. Poi ci sta l'aragosta. No, quello là è un granchio. È un granchio? No, a me sembra tanto un'aragosta. Poi ci sta un... non lo so, che cos'è? Una foca? Una foca? Una foca, tipo, sì. Tipo una foca. Una foca messa un po' all'ingrasso. Poi che ci sta? Vieni a salutare. Vieni a salutare. Questo che cos'è? Un venipide. Che cavolo è? Un avversario avvelenato. Avvelenato. Sto. Sì, eccolo. Eccolo. Vieni a salutare. Ciao. Ciao. Aspetta, amore, scendi un attimo. Che mamma fa vedere un attimo queste carte. Oddio. Oddio. Aspetta. Dai, fede, ti prego. Ti prego. Dai, ma un attimo. Oddio ragazzi. Quindi ci stava questo qua, che non so che cos'è, uno scarafaggio, non lo so che cosa brutta. Questo è un cane, un furfrou. Che carino. Che sarebbe? Tipo un barboncino stirato, non lo so. Poi ci sta il papero. Guarda pure questo è carino. Ah, io vede un attimo. Poi c'è il papero arrabbiato. Guarda che sopracciglia la cacamo. Poi che ci sta? Tieni, vedi questo, tieni. Non le rovinare, non le piegare, non fare nulla. Dove è la cacca? Non fare nulla di ciò che io non farei. Dove è la cacca? No, la cacca. No, alla cacca, mo' detto. Vabbè, comunque. Che cos'è secondo te? Che cos'è? Una formica, che cos'è? No, ragazzi, cioè, guardate, se voi guardate bene l'involucro nero, cioè tipo il suo visino, così sembra tipo una formica con addosso tipo un bacco da sera, non lo so. Ho tanta fantasia, lo so. Mamma, guarda, aperto le braccia. Ah, poi ci sta, vabbè, l'energia dell'acqua.
Poi ci sta questo, che cos'è, un dinosauro l'età del Cretaceo. No, what is it? Oddio, che cos'è quella carta? Che cos'è? Oddio, what is it? Ma che cos'è? Ragazzi, che cos'è? Cioè, che cos'è? Se qualcuno sa qualcosa, vi prego, scriveteci. Cioè, fatecelo sapere. Che cos'è questo? È un passo oscuro, Poi ci sta. Oddio, questa che cos'è? La piccola fiammiferaia? Non lo so, che cos'è? Oddio, è carina sta bambina. C'è il bosco. E poi ci sta il sentiero. Come si chiama? Sentiero Biancacima. Bianca. Perché c'è la neve, giustamente. Però io non vedo una cima in tutto ciò. Va bene. Forse stanno già. Dov'è il coso del... Cosa? Del coso. Il coso del coso. Delle carte giocate. Ah, no, questo. Questo era questo qua. Questo è sempre il codice. E vi facciamo vedere. C'è un Peppa Pig. Peppa Pig. Un Peppa Pig. Fede, non aspetta, questo... Daglielo. Tu apri questo. Tieni. Ma guarda Peppa Porco. Poi ci sta. È una pera. Che cos'è questa qua? Sì, è una... È una pera. Che cos'è? Ah, quello là lo conosco. Una pera. Che bella pera. Ah, questo è un uccello, un grifondoro, Il grifondoro di Harry Potter. Esatto. Uccello. Tieni, guarda l'uccello. Questo invece è un... Che cosa sei tu? Cosa sto facendo? Non so, è maciste questo. Un uomo maciste. Poi ci sta lei dai capelli verdi con una lunga treccia. Inquietante, ragazzi, molto inquietante. Poi ci sta... Questa è l'energia, come si chiama questa? Energia, sì, energia... Metallo. Metallo, energia metallo. Che becca e porta a casa. Poi ci sta... Oh, c'è sta dolce pipistrello che ti fa vedere i denti. Fatto di pezza. Mamma, io ho trovato... Ecco. Io ho trovato una... Poi ci sta un altro pipistrello. Grifondoro. Oddio, che è carina. Grifondoro. Che è un fondoro. E poi ci sta... Che cos'è questo? Questa è una... Che cos'è? Boh, non lo so, mi sembra tipo Bulbasaur. Non lo so, in versione stilosa. Oh, io questo qua me lo tengo. Poi che ci sta... Oddio, ci sta quel dinosauro con l'osso in testa. Col teschio in testa. Col teschio in testa, c'ha ragione, l'osso ce l'ha in mano, va bene. E poi ci sta... Mamma, sta quali? E poi ci sta questo, che cos'è? Sarebbe questo sarà tipo... Un? Un sireno. Un sireno? Ma no, sembra tipo una medusa. Ah, una medusa mega gigante. Uguali. No, perché una è celeste e una è grigia, quindi non sono uguali. Io vuoi ma che certo tu ride nei coli, buttà? No. Mamma, questo è grigio. Poi ci sta. Oddio, aspetta, lo sto a far vedere al contrario. Questo, che è il codice. Poi ci sta Mattia che ha avuto la bellissima idea di mischiare tutto, quindi vi do anche quest'altro codice. Ah, io Fede mi sta fa male. E da mo che stai facendo? Sto guardando le... Stai allora, che le... ci stanno qui? Tre baghi da seta. Non sono belle. Poi... No, queste le hanno già viste, gliel'ho fatte vedere. Federico. Poi, che ci sta qui? Questo è un pipistrello fatto un po' maiale col naso, non lo so. Cioè. Poi, una stella marina. Queste le hanno viste, gliel'ho fatte vedere, gliel'ho fatte. Oh, però io questo qua non ho visto. Poi ci sta il cane che dà un colpo di karate. What the? Oddio, Fede. Oh, mamma, non puoi scendere un pochino, no? Poi ci sta il piccione. Poi ci sta il professore. Il professor Marco. Molto serioso, però la carta brilla. Carina. Poi ci sta la scimmia con una messa in piega molto di fuoco, diciamo. Io c'ho tre scimmie di fuoco. La scimmia di fuoco, mi hai detto, guarda. Carina, molto accoppiata. Prendi la carta. Oddio, sì, prendi la carta. Oh. Poi trovo. Poi che ci sta? Ah, questa è l'energia acqua, fighissima, bella, si piace. Ho trovato lo scudo. Che cos'è questo? È una foca messa all'ingrasso. Pensavo che era blesso. Poi ci sta il magma, la lava. Ah, io sei risalita? La lava. Poi ci sta un'altra aragosta con una stella marina in fronte, perché bisogna sempre brillare. Poi che ci sta uno stadio, sembra tipo un colosseo, non lo so. Ma questa è la lava? Oddio, sì, è la lava quella. Sembra tipo il colosseo, qui è tutto cerchiato con le rune dentro. Mamma qua si passano macchine? No, non ci passano le macchine. Poi ci sta l'uomo tigre.
Poi ci sta un topo che si sente in aquila. Ce la faccio da dopo, ragazzi. Ce la faccio. Cioè, un sorcio. Cioè, guardate qui le orecchie. Qua c'è le orecchie. È un sorcio. Mamma, voglio vedere. Tieni, guardate il sorcio. Questa è una volpe a due code. Una volpe a due code. Poi ci sta questo. Uno squaletto. Questo è uno squalo con delle gambe e delle braccia, quindi credo che sia uno squalo mutante. Si sta ancora trasformando in uno squalo. Sì. Tipo il girino mutaforme. Figo, l'avete mai visto il girino mutaforme? Cioè, il girino mutaforme sarebbe il girino che ha ancora la coda, ma ha messo le zampe avanti e posteriori, per che si sta trasformando in una rana e ce la faccia un po' da cretino. E quello è un girino mutaforme. Cioè. E va bene, poi questo che cos'è? Questo che cos'è? Una chela mutata. Questa è una chela mutata. Poi ci sta. Fermo, Federico! Federico disgraziato. Ah, vedete, ragazzi, abbiamo trovato il Colosseo che brilla. Vedete sempre qui le rughe. No. Queste sono le. Il macello di quello che è rimasto. Da roba tutta distrutta. Quindi sono le rude. I ruderi. Molto carina. Poi che ci sta? Ah, poi ci sta. Questo che cos'è? Questo è Zelda. Vabbè, scudo. Ma come scudo? Scudo. Vabbè, comunque molto carino. È un lupo. È un lupacchiotto. Molto carino. Una bu. Ci piace. Poi ci sta. Ah, vedi che in questo momento va molto bene. Quando una cassa di acqua. Una cassa di acqua che credo che questa sia liscia perché la San Benedetto c'ha le montagne. E poi ci sta la stella marina. Abbiamo trovato l'evoluzione di quella che abbiamo trovato prima. E poi ci sta. Chi è quella che abbiamo trovato prima? Non lo so, questo mi sembra un gatto un po' incavolato. Vedi, mamma? Questo è un gatto. Un gatto. Un gatto che ha visto il sorcio che si era travestito d'aquila, quindi si è fatto un attimo girare. Va bene, quindi io direi che con questo è tutto. Sì. Quindi ci aggiorniamo. Vieni qua, fatti vedere. Mettete un like. Poi iscrivetevi al canale. Mettete like. Iscrivetevi al canale. E accendete la campanellina. Campanellina. E ci vediamo al prossimo video. Un po' di video. Ciao. Ciao.